La partita del referendum per l'indipendenza è una partita sulla quale noi abbiamo investito tutte le nostre forze. Qual è il principio? E qua lo dico da amministratore. Qual è il principio? Il principio è quello di dare l'opportunità ai veneti di esprimersi. In un momento nel quale anche geopoliticamente tutta l'Europa è in fermento, pensiamo al tema della Scozia piuttosto che al tema, e ne abbiamo parlato lungamente, al tema della Catalogna che dice che farà, indirà le urne per il referendum nonostante il conflitto con Madrid, e tutto quello che è avvenuto in giro per l'Europa, penso al Kosovo, penso alla Cecoslovacchia, quindi dei confini europei che si stanno modificando e una legittima difesa, definiamola così, rispettosa delle idee di chiunque, e questo è bene dirlo perché il referendum parte da una base democratica che è quello del rispetto democratico e civile delle idee di chiunque. Nel momento che tu vai a consultare un popolo, sostanzialmente decidi di mettere anche in discussione la tua idea, no? Ed è altrettanto vero che nel momento in cui si avesse l'opportunità di fare questo referendum, ricordo che formalmente noi attualmente siamo fermi in commissione dal punto di vista amministrativo, è un'opportunità che ci fa intraprendere un nuovo percorso che poi sarà un percorso di confronto con, a livello nazionale, a livello internazionale. Però il punto fermo è questo. Oggi lo definisco di legittima difesa perché se guardiamo la Costituzione repubblicana del 48, la Costituzione è autenticamente federalista. Una gestione centralista ci porta oggi a dire che l'unica via di uscita per i nostri territori sia quella di sentire i cittadini rispetto a questa opportunità. È un'opportunità ovviamente non semplice, non facile, non automatica. Ecco, io direi di evitare anche annunci, come si può dire, populisti e demagogici attorno a un tema così delicato. E il percorso è un percorso impervio, un percorso, pensate, che i catalani stanno seguendo da quasi 30 anni. È un percorso della burocrazia, delle volontà popolari, del diritto nazionale e del diritto internazionale, tutti i temi che devono essere chiariti fin da subito con i cittadini. Lo dico perché spesso c'è sempre qualcuno che va a dire ma il referendum lo si potrebbe fare, basta che Zaia si decida. Questa è una puttanata, ad esempio, perché se fosse così saremmo già indipendenti se dipendesse dalla mia decisione. Il vero tema è che i cittadini devono fare un percorso assieme alle istituzioni. E il percorso assieme alle istituzioni lo si fa solo con un passaggio civile e democratico sancito dalla legge. Il referendum non è una dichiarazione di guerra, il referendum è una dichiarazione di democrazia assoluta, dell'esercizio della democrazia fino in fondo. Matteo Salvini, prego. Oggi il Senato sta votando il Salva Roma, che regala altri 500 milioni di euro al Comune di Roma, se passa, perché dovrà tornare alla Camera settimana prossima e la Lega farà opposizione con le buone o con le cattive per evitare questo ennesimo regalo. E noi invece presentiamo alcune centinaia di gazebo. Io ci tenevo a fare questa conferenza stampa a 10 giorni dall'iniziativa e se riusciremo ne faremo un'altra a poche ore dall'iniziativa perché puntiamo a fare qualcosa che non si fa da anni, ovvero sia essere nello stesso giorno, sullo stesso tema, non in alcune, ma in centinaia di piazze diverse. A stasera, ad ora, mentre siamo qua, ci sono già 270... indirizzi in tutte le province del Veneto che l'1 e il 2 marzo raccoglieranno firme a sostegno del referendum, quindi a sostegno del governatore Zaia e dell'iniziativa presente in Regione Veneto. Voi capite se riusciremo ad essere nello stesso fine settimana in 300, in 400 piazze, sarà una dimostrazione di forza e di voglia che difficilmente potrà passare sotto silenzio. A questa richiesta di legittima difesa alleghiamo dei numeri, saranno a disposizione di tutti i veneti leghisti ma soprattutto non leghisti. Noi ai gazebo del 1 e 2 marzo ci aspettiamo una marea di gente che non ha mai votato e magari non voterà mai la Lega, però vuole essere padrona a casa sua. E qua ci sono dei numeri incontrovertibili sull'evasione fiscale, sulle pensioni di invalidità, sul residuo fiscale. Ogni veneto ci smena 3.000 euro all'anno, ogni calabrese ci guadagna 3.000 euro all'anno, quindi noi vogliamo arrivare al referendum, poi i veneti votino, se voteranno va bene così, prenderemo atto del fatto che a loro va bene così, però votano in Scozia, votano in Catalogna e da segretario della Lega il Veneto dal nostro punto di vista è l'inizio della fine di uno Stato centralista. Io ho incontrato Renzi questa settimana e sul tema delle riforme, dell'autonomia, c'era il governatore Zaia,
non abbiamo sentito parole incoraggianti, nel senso che semmai abbiamo sentito quello che dovrebbe essere riportato a Roma, dal turismo all'energia, e mi sembra sia l'esatto contrario di quello di cui si sente il bisogno. Quindi cade in un momento sfortunato, ma fortunato, perché probabilmente, forse, se gli va bene, ci sarà in carica da poche ore il nuovo governo, e quindi se centinaia di migliaia di veneti porteranno con la loro firma e la loro persona un messaggio chiaro a Roma, non potranno far finta di niente, Luca. Io penso e spero che sia anche uno stimolo a tutte le altre forze politiche, centraliste, federaliste, indipendentiste, autonomiste. Mi piacerebbe che questa fosse vissuta come una due giorni degli indipendentisti, a prescindere dalle sigle politiche, i movimenti, gli orticelli, le gelosie, le invidie. Chi vuole bene al Veneto, il primo e il 2 marzo sa che saremo ad Alpago, saremo ad Albignasego, saremo a Saonara, saremo a Somma Campagna, saremo a Paese, saremo a Cornuda, saremo a Marostica, saremo al Lido di Venezia, saremo a Camponogara, insomma saremo ovunque. E quindi sarà difficile non trovarci. E poi siamo in stampa con, non so, alcune centinaia di migliaia di Deplian, di manifesti e di adesivi che penso da settimana prossima, grazie magari anche al volontariato notturno dei giovani padani, saranno fuori da tante scuole, perché soprattutto a livello di giovani la voglia di libertà è tanta.